La capitale della Svizzera. Cazzo, non la so. No, io giuro, io so brava con le capitali. Giuro, aspetta. Immagino che chi veda il video dirà totalmente No, no, l'opposto. io ve lo giuro, ve lo giuro. Aspetta, della Svizzera È banale, non è lo aspetti più. Vienna. È Nizza. Bevi 4 volte per cortesia. Giuro, non Berna. arriva. Berna! No, la sapevo, è perché sono emozionata con la cannuccia rosa. E questo è l'inizio, immaginate poi come proseguirà. Io sono stata più gentile. Beh, capitale della Svizzera, chiunque la Non conosce. è vero, non è vero. Io la mia è facilissima. La capitale della Cina. È una domanda facile, volevi? Le cascate del Niagara si trovano al confine tra due paesi. Visto che ho detto che la domanda è facile, tu dimmi uno dei due paesi. No, io mi sto vergognando. Abbiamo un blog di viaggi. Sì, certo, lì. Certo, voglio dire. La parte divertente è che lei ha già una laurea e sta per avere la seconda. E io non ho una laurea e conosco la capitale della Svizzera. Ha preso uno stato. L'altro, se non sbaglio, bevo comunque perché l'ho indovinata. Confine tra l'America e... Se sbagli il confine... Stanno al confine, fanno quasi da confine naturale tra America e... America combina solo con l'America, scusa. Tu vuoi dire, cioè, America è grosso, c'è cioè l'America del Sud e l'America del Nord. Quindi tu Del non hai Nord neanche e del detto Sud. Stati Uniti. No, gli Stati Uniti sono uno e poi o col Canada o col Messico, quindi sarà il Messico. E invece è col Canada. Però ho detto che ne doveva indovinare soltanto una. Quindi... Per gentilezza gliela diamo buona. No! No, ma adesso perché devo fare la parte della... Vai, tocca a te. Il vulcano più pericoloso d'Italia, dove si trova? In Campania. Questa l'ho fatta veramente, veramente facile perché ho detto, se non dovesse sapere dove stanno le cascate del Niagara, se non dovesse sapere la capitale della Svizzera, sì, la capitale della Svizzera, ho pensato, almeno saprà. Qual è il piatto tipico di quale nazione e chi è che fa la paella? La stessa domanda che ho fatto io. È la Spagna. Ok, la Spagna. Ma devo cambiare domanda. La domanda era qual è il piatto tipico della Spagna? Cazzo! Cambio. Dai, cambiamo entrambi. In quale paese vengono cucinate le escargot? Francia! L'ho mangiato, sono buonissime. Ok, allora, qual è il piatto tipico è il piatto tipico italiano? Qual è? Penso sia più di uno, però la pizza. E se fosse la pasta? Pizza, pasta e mandolino. Ok, È caldo? capitale. Capitale. Capitale Ce media. l'ho. È mia. La capitale della Corea del Nord. Se segui un minimo i telegiornali, Seul. quella è del sud. Dai, secondo tentativo per bontà. Tu sei stronzo dentro proprio. No, è che ho Kim Jong-un nel cuore. Quella del nord. Pyongyang, baby. Mo le cambio, le faccio tutte più difficili. Dimmi la capitale della Bielorussia. Ah! Vedi! Vedi! Vedi!
Bielo Mosca? No, bevi. Dai, aspetta, non lo so. Bielorussia. Ha! E non era neanche così cattiva. Almeno sono rimasta qua, la zona quella. Il castello più grande in grotta. Non me lo ricordo. Sta in... Allora, fammi pensare, dove sei stato? Sta in Turchia. E invece è in Slovenia. Con precisione il castello... No, mi vuoi dire che tu questa l'hai vista l'anno scorso? Sì. No. Ti ho inviato anche una foto per WhatsApp. No, esatto, io me la ricorderei, mi avresti mandato una foto. Te l'ho inviata, perché è uno dei castelli che ho più apprezzato. No, tu mi hai mandato... No. Il castello di Predjama è vicino a Postumia, in Slovenia, ed è uno dei castelli in grotta più grandi del mondo. Anzi, è il più grande del mondo. Perché? Mi devi dire dove sta, in quale... Continente? No, stato. Stato? In quale stato sta l'isola di Komodo? Che è quella da cui vengono i draghi di Komodo. Le ho solo viste allo zoo. Komodo è un'isola del Giappone. No. Del Vietnam. No. No, Komodo è... Indonesia. Indonesia, Oceania, sì. Devo io, perché? Vai. Ok. Qual è lo stato in cui sono stati inventati i fuochi d'artificio? Se indovini anche il secolo, bevo mezza coppa da solo. Sono stati inventati in Giappone. No, bevi. I fuochi d'artificio sono stati inventati in Cina, in epoca Song, già erano reperibili. Quindi in realtà dal 960 circa erano, cioè potevi acquistarli se eri un banale cittadino con un po' di pecunie. Vai. Il lago Trasimeno, sì, che è il lago che abbiamo noi in confine Umbria Toscana, sì. Nella classifica tra i laghi più grandi d'Italia, In che posizione si trova? E se mi vuoi fare anche la lista, sei... Allora, il più grande è quello di Garda. E poi ci siamo. C'è il lago di Como. No. Allora... Però non te la prendo come errore, perché basta che mi dici a che posto sta il lago. Preciso? Posto preciso? Nella top 10 italiana. E chi ti dice che è 10? È il settimo. No. Ottavo. No. Sesto? No. Tanto oramai ho sbagliato. La lista è Lago di Garda, sì. Lago Maggiore, okay. Lago di Como, okay. E Lago Trasimeno. È il quarto? È il quarto in Italia per grandezza. E giustamente già la terza io ero in difficoltà, quindi era possibile fosse. Ok. Vai. La capitale dell'Honduras. Però vabbè, ma ti sei bastardo dentro. Tu cazzo è l'Honduras? Questo è grave. Sta in America del Sud. Sta in Africa, voglio dire, scherzavo. Okay. È in Asia, ovviamente. La capitale è? La capitale dell'Honduras è... Hamza. È Tegucigalpa. Dove sta? Non lo sai neanche tu dove è l'Honduras! L'Honduras è in Sud America.
così a cazzo. Bello. Sud America. Questa tu la potresti sapere perché l'ho già detta altre volte. Se è la capitale del Swahili, sappi che non me la ricordo. Non è il Swahili, è la capitale del Suriname. E l'ho detta tante volte. Perché a differenza di quanto ho fatto credere, io le capitali le conosco, le so. La capitale del Suriname è inizia con la S, inizia con la B e si chiama Bebo perché non la so. Paramaribo. Paramaribo. Che poi sarà probabilmente veramente la 15ª volta che la sento e non ho una memoria così orrenda, però cazzo caga il Suriname. A qui ho messo il nome del paese così ti aiuto. Esiste un ossario che ha un ossario. Un posto dove tengono le ossa? Più o meno, un posto dove sono conservate. Che ha una cappella che è interamente decorata con ossa umane prese da 40.000 scheletri e si chiama Ossario di Sedlec. Sedlec è in Marocco. E invece è Repubblica Ceca. Hello darkness my old. Tocca a lei. Dove e quando e da chi, però almeno rispondi a una delle tre, è stato inventato il gelato? Hello darkness my old friend. Il gelataio si chiamava Heisman. No. Non lo so, a me li porta lui. Allora, è stato inventato in... Il gelato è stato inventato da un signore italiano in Italia e si chiamava... È stato inventato in Sud Italia. Sì, è stato inventato in Campania, a Napoli. È stato inventato a Napoli nel... È stato inventato... No, ormai hai detto Napoli e non è Napoli. È stato inventato in Italia nel 1890 circa, 1760, 1420. L'ha inventato Gesù. No, nemmeno il posto. La domanda è quella: dove è stato inventato il gelato? In? Hai una possibilità. Perché sei già colto. Mi va bene la regione. In Sicilia. No, in Sardegna. Da Francesco Patagarru. Meno. Procopio dei fratelli. Non so cosa ho scritto. Che poi anno? Ho scritto 86, ma non l'ho scritto qua. È stato inventato nell'86, probabilmente dopo Cristo. Quindi è stato inventato circa 16.000 anni fa. No, però non so se è mille qualcosa. Cioè, non so mille cosa. Però dell'86. Dimmi la capitale. Dell'Ucraina. Kiev. Ok, dimmi la capitale. Sì, va bene, non torna a non cercarsi paesi sperduti nel mondo. Lei mi ha chiesto l'Ucraina e credo che sia di pari difficoltà del... dell'India. Nuova Delhi. Brava. Smoke weed every day. Dimmi la capitale della Moldavia. Hello, ah.
miss my old friend. La capitale della Moldavia. Bevi. Capitale della Moldavia. Dovevi bere. La capitale della Moldavia. No, devo bere ancora. Vuoi saperla? Chisinau. E l'avevo già detta. Ok, allora dimmi qual è la capitale di San Marino. San Marino. E il bello è che abbiamo fatto un post anche su questo. La capitale di San Marino è Repubblica di San Marino. Bevi. Città di San Marino. Vabbè, bevo metà però perché... Quindi il gioco è praticamente finito, abbiamo perso il conto perché bevendo ci siamo resi conto che effettivamente la vodka ha un effetto psicotropo. Ok, e quindi abbiamo perso il conto, ma il punteggio lo inseriremo proprio qua. Quindi giocate anche voi, fateci sapere se vince l'uomo della mia fazione o la donna. Ricordate che la capitale della Svizzera non è... Io so la capitale della Svizzera! Come sapevo che i fuochi d'artificio erano nati in Cina. Ricordate, la capitale della Svizzera è Berna. E con questo siete pronti a giocare. Noi da Smartcom vi auguriamo una buona giornata e un eventuale buon gioco. Ciao! Ciao belli! Sta buono. L'ho pagata io. Comunque non la vedo.